Scorpacciata di gol dei Toreros oggi alla seconda giornata di Serie B. Anche di punti, vabbè, di punti fino ai necessari. Peccato per il gol subito, ma comunque loro hanno avuto subito una grave perdita, gli si è portato l'Ascari dal decimo minuto e quindi noi abbiamo tolto agevolmente negli spazi. Sono molto bravi loro. Poi per il resto è scorpacciata di gol per Traina, 5 gol. Cioè non in questo Traina si considera un acquisto azzeccato. Vero Giorgio? Come ti trovi con loro? Senta, me ne dia un po' questo. Non mi devo presentare. Come ti trovi con loro? Bene, bene. Di poche parole, no? Bene, bene, è così perché è modesto, anzi fa finta. Perché all'ultimo dovevamo fare il tripletto a Cardi e lui continuava a segnare. Guarda che dobbiamo continuare a fare segnare a Cardi. Comunque vabbè, insomma, pensiamo alla prossima partita. Adesso noi come al solito non abbiamo obiettivi stagionali, la prossima comunque sia noi dobbiamo vincere, purtroppo per loro ci troveremo per il resto. Complimenti a tutti, dobbiamo vincere. Complimenti a tutti. Allora, volevo sottolineare che se Ale non prende 8 questa partita non lo prende mai più, cioè ve lo giuro, ragazzi, ha preso tutto, non si capisce il gol che ha preso e pure fa. Allora, per cortesia, qua sono momenti un po' delicati, ok? Allora, ha preso tutto, cioè a un certo punto il gol che abbiamo preso era pure su, carica sul portiere, insomma non sapevano più come segnare, entravano loro in porta ma il pallone non riusciva a entrare, insomma. Complimenti a Fra, a Robby, complimenti a tutti, tranne a Cardi ovviamente, però complimenti a tutti. Il nuovo perché capitano non a Cardi? Si è fatto poco sincera. Il nuovo capitano che oggi si è fatto rispettare, con il suo gran carisma, si è abituato a prestazioni più decisive comunque. Un gol, nonostante io l'abbia al fantacalcio, mi lascia un pochettino con l'amaro in bocca, possiamo dire. Però per il resto. Capitan Romeo? Sono io. Non sei più capitano? C'è una formazione. È stato un cambio in casa Toreros, però noi siamo tutti capitani del nostro ruolo, della nostra parte all'interno della squadra. Per il resto voteranno fortemente quelli che ci sono dietro di me, perché ogni volta non lo so, non c'è un intervista che facciamo senza che ci sia. Vabbè, no, mi riguarda, io ho giocato una merda, l'importante è che abbia subito un gol per quest'anno. Ai tabellini rimarrà un gol subito, non la prestazione dei giocatori, per il resto. Va bene, complimenti, complimenti ai Toreros, ci vediamo alla terza giornata. Va bene, grazie ragazzi, ciao.